Per Paolo Sileri, vice ministro della Salute, presente al Ischia Global Festival per testimoniare anche la vicinanza del governo ad una attività che mostra un netto segnale di ripresa. Questo festival, il 18esimo, il primo purtroppo in periodo Covid, ma è pur vero il primo che viene fatto di persona, perché diciamo gli altri sono stati fatti in forma virtuale, il che significa che ci è voluto coraggio, c'è coraggio e speranza per la ripresa. La ripresa passa da questo: regole, buonsenso. E piano piano si torna a una normalità che è diversa e che va reinventata, ovviamente con la distanza di sicurezza, uso delle mascherine, lavaggio delle mani e con un virus che circola, ma grazie a tutto ciò che è stato fatto dal governo, ma anche e soprattutto dai cittadini che diciamo hanno sofferto moltissimo in questi mesi, è sotto controllo in questo momento. Buon senso e responsabilità, queste le due parole chiave del suo intervento. Buon senso e responsabilità da parte della politica nell'aiutare i cittadini e da parte poi degli stessi cittadini. Il buon senso da parte di tutti. Ora parte una fase che è quella della convivenza con il virus. La parte dell'emergenza vera e propria sanitaria è terminata. Ora c'è una fase di urgenza laddove vengono scoperti i focolai che devono essere prontamente spenti, individuando i positivi e i contatti e quarantenando coloro che sono stati vicino a un positivo o che sono positivi. Significa spegnere degli incendi e vincere una battaglia dietro l'altra, fino a quando o il virus muterà in una forma svantaggiosa per lui e vantaggiosa per noi, o vi sarà un'immunità di gregge, oppure sarà possibile con il vaccino diciamo tenerlo lontano da noi. Come lei può immaginare, la circolazione dei cittadini in tutta l'Unione Europea, l'arrivo anche di cittadini da fuori Unione è un argomento che tocca molto da vicino le realtà turistiche, come ad esempio l'isola d'Ischia. Dal punto di vista della circolazione, per questa estate l'apporto degli stranieri dobbiamo dimenticarcelo o in qualche modo c'è la possibilità di salvare qualcosa? L'area Schengen è aperta e bisognerà adesso vedere nelle prossime settimane cosa accade anche a livello mondiale. Io credo che il virus sarà sotto controllo anche nelle aree dove oggi invece ha preso il sopravvento, cioè si tratta di aree dove è arrivato più tardi, magari hanno servizi sanitari diversi. Il turismo deve ripartire in sicurezza, la sicurezza passa attraverso i controlli, ad esempio attraverso un uso importante dei tamponi. E quindi, perché no, utilizzare tamponi a chi arriva in Italia da paesi extra Schengen o dalle zone più a rischio. Tampone quando si arriva, tampone a 5 giorni dopo una quarantena, se i tamponi sono negativi liberarli dalla quarantena. Questa è una possibilità che ho proposto. Sicuramente ci aspettano tanti, molti mesi di convivenza con il virus e anche variazioni, perché il virus potrebbe riprendere in alcune aree che oggi consideriamo sicure. Quindi serve una strategia oltre diciamo le tattiche che on demand vengono oggi fatte anche da altri paesi e anche da noi. Serve un'azione corale, non si può vincere il virus con decisioni singole di un paese, soprattutto per quanto riguarda il turismo, deve essere un'azione corale.